Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questa seconda parte della finale Predatori da Riva. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 150 like anche per questo video e non fate quelli dal braccino corto che vi conosco, anche perché questo video sarà epico. Quindi non perdiamo tempo e via con la sigla. Piccola introduzione, se non avete visto il video precedente, è uscito settimana scorsa e vi invito a riguardarvelo. Dunque, arriviamo da una situazione che ieri sabato, finito il pre-fishing, mi trovo con questo punto in testa per tutto il giorno, tutta la notte, fino alla mattina. Cosa fare? Perché su tutto il campo gara che abbiamo battuto ieri non sono usciti pesci a misura. Cioè ne è uscito forse uno, ma era lì lì. Quindi cosa fare? Tentare l'approccio meno sicuro, comunque di provare a trovare un luccio e prenderlo, oppure di star là a insistere a trovare dei reali. Però abbiamo preso 5-6 reali a testa e tutti sotto misura. Quindi che fare? Che fare? Dato che abbiamo battuto tutti questi spot e non abbiamo trovato niente, dove andare? Dove andare? Dopo aver aspettato un po' per ricevere il numero, perché si va scaglionati, c'è un sistema particolare, mentre mi incammino, perché ho detto in su non vado, perché ho visto in su è peggio che in giù. Cammino, cammino, cammino e penso, dove posso andarmi? Dove vado a me? Dove vado? Dove vado? E alla fine, dopo una bella camminata comunque, decido di mettermi su sta scogliera che non ho provato ieri, quindi non ho riferimenti, che mi ispira, perché là c'è un bel drop, c'è tanta profondità, c'è una profondità che nella zona di pesca sarà sui 10-15 metri, quindi su così tanta acqua vuoi che non ci sia un reale? Quindi proviamo qua. E quindi adesso arriviamo alla parte del video. Ok, possiamo notare un bellissimo paesaggio con l'alba sul lago di Gar. Qua tutta la roba bella che è pronta. Stiamo solo aspettando via pochi minuti da partenza. Sinceramente non so che fare, cioè ieri si è dimostrato difficile, i pesci non sono a misura, quindi bisogna arrivare a 20 cm di reale oppure un belluccio, cioè, si spera che vedano, però è molto dura. Tutto un terno all'otto, perché a differenza dell'altra volta che c'era più sicurezza, c'era qualche pesce che girava, stavolta non gira granché. E bisogna riuscire a trovare bene. Quindi speriamo di partire bene, a fare un paio di persici almeno. Forse basteranno anche quelli. Pochi minuti alla partenza comunque. Ieri si è dimostrato valido il drop shot e il metal vibe. Quindi sì, in teoria ci vorrebbe anche il jig per prendere qualche luccio. Però non so. Cioè, si potrebbero prendere pure i reali, in teoria, però ieri non c'era stata tutta questa attività. È stato preso tutto un luccio ieri, in tutto il pre-fishing, quindi boh, tra poco si parte, tipo 10 minuti. Sono le 46, quindi 14 minuti e si parte. 59. Otto, via. Otto.
Realino. Realino. Preso il primo minuscolo, non è arrivato il primo. Quanto è? No, ok, 15. Via. Buono. Questo sembra carino. Questo sembra carino. Non lo sa mai. 29. Eh? 15, 15. Eccolo qua. Io controllo perché c'è Scaramantico che è quel 19 e mezzo che può diventare 20. Su cazzi dopo. Per farla breve, l'idea con cui mi ero puntato addirittura prima del pre-fishing era almeno fare un pesce a misura. Cioè, secondo me, con un pesce a misura, almeno nella top 10 ci potevi finire, perché c'è stata una botta di freddo e le temperature sono abbassate, l'acqua si è abbassata e quindi i pesci sono più bloccati, bla bla bla. Quindi detto, a me basterebbe fare un reale, sono a posto, basterebbe fare un reale a misura. Infatti sto cercando di pescare il più sottile possibile, infatti pesco col boss del 12, in modo da comunque... Rischio sì, se mi becco un luccio a drop, però se il pesce è già sospettoso, magari già che il Garda ha l'acqua pulitissima, il pesce è sospettoso di suo, magari quello un pochino più grande che ha già visto qualche esca, qualche filo, è ancora più sospettoso, cerchiamo di fare le cose per bene e vediamo di prendere un pesce, uno mi basterebbe, un 20. Io sarei contento. Problema consiste che su sto spot che mi sono, da dove sono partito, sono passati 45 minuti, ho sentito qualche botta, però tutta roba piccola, ho tirato su due pesci, però ci vuole la ciccia qua, ci vuole qualcosa un pochino più di taglia se vogliamo fare una gara, e quindi decido di spostarmi di qualche metro e provare a vedere se esce qualcosa. Thank you.
Porco. Bello, 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 bello. Mi pare bello. No. Cioè, guarda, qua ci sta. Oppla. Allora, qua ci sta. Fossero d'Italia, porca troia, questo è più piccolo che ho preso, sono 10 centimetri forse. Questo sembra interessante, però non posso dire con certezza. Non posso dirlo con certezza. Ok, no, c'è ancora. Questo tira delle belle testate, però è molto leggero. Però basterebbe fosse un 20. Forse, 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 forse. Siamo lì. Siamo lì vicino. Fammi controllare. 18 e mezzo. 18, porco. Sono tipo a 6-7 reali, porco, neanche uno che arrivi a 20. Preso, preso, bello, bello, bello questo, bello, 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 sì, questo è bello, questo è bello, cazzo, sì, questo è bello, mangiano delicatissimi, ma questo è bello, sento peso, questo è bello e sento peso. Questo sento un bel peso. Oh yeah boy! Questo è 20, 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 100%. Oh, finalmente tanti sforzi ripagati. Cioè, spot nuovo, mai provato. A quanto pare ci sono tanti reali sotto rispetto a 10 metri fa. 10, cioè, più o meno. C'è una buona continuità di reali, delle belle mangiate. E finalmente è arrivato un pesce a misura. Finalmente potrei anche smettere qua, andarmene a casa. Però no, cioè, ho trovato i pesci, adesso bisogna trovarne altri, dai. Voglio far bene, voglio stracciare la gente di casa e fargli vedere chi comanda qua con la pesca reale. Dopo anni e anni di gavetta di pesca reale, bisogna tirare fuori le unghie e i denti. Preso, sì. Sembra un altro grande, sembra un altro grande, sembra un altro grande, ragazzi.
No, forse non così tanto, no, forse non arriva a 20, però raga, li ho trovati, brutti bastardi, li ho trovati. Cazzo sì. Cazzo sì, cazzo sì. No, questo è piccolino, però non mi giuro lo... No. Un altro di interessante, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Oh, questo è bello, questo è bello, questo è un 20, questo è un 20, mi sa. Quanto sei, quanto sei, quanto sei, quanto sei? No, 19, 34, 19, cazzo. Cazzo, per poco. Cresci un altro po', porca troia. Cresci. Cresci. Appena fatto un 19. Ho appena fatto un 19. Ho appena, ho fatto il 20. Sì. No, non ti dicono ok. L'ho visualizzato. 20 al 100%, quindi sti cazzi. A drop. Questo è piccolino. Guarda già che mangia, in caduta. Questo è bellino, questo è bellino. Questo è un 18-20 dal peso. No, forse più piccolo. Sembra più cattivo dalle testate. Guarda, per sicurezza io non misuro. Guarda, 17. Guarda. Boia. Questo è bello. No. No. Boh, forse è lunghino più che altro. Magari è un 20 proprio vero pelo. Fatevi scoppiare. 18. Bello, bello sì. Questo è bello sì. Adesso vieni su. Sei chilometri.
20 spaccato al millimetro, l'altro era un 23, questo 20-20. Vuoi uno di quelli che avevo io prima? Ok. Anche te? Forse Carlo c'ha. No, mi sa che è piccolo. Adesso. Eccolo. La macchina. Questo ad esempio. Cioè ne ho preso uno che era 10 cm forse a pelo, prima. Se no, se rimettessi l'esca che avevo prima, che era più piccolina e tutto, ne farei come prima uno a giro. Eccolo. Ce l'ho. Bello. No. Oh. Pare carino. Adesso non sono sicuro sia così piccolo. No. Bellino. No. Dischettina. Double. Thank you.
questo c'ha un pesce in bocca. C'ha un pesce in bocca. C'ha la coda che esce. Tipo un alborello e un altro reale. Che piccolo. Bello. Bello. Mi pare bello. Mi pare bello. La punta è bella piegata. No, sulla roccia magari. No, sulla roccia. Sì che è buono, sì che è buono, buono, buono. Sì che è buono, dai che bello. Boh. 21. Beppe, ti immagini, faccio big fish col 21. Che giusto. Ore ancora. Porco cane. Boia. Questo è bello vero. Questo 25. Te lo butto lì. Forse 30. 30. Beppe, passami il godino. Che questo è bello bello. Non voglio perderlo. Questo è bello forte. Dammi, allunga, 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 allunga. Questo è un 30. Sì! Cazzo, sì! Sistemata, eh? Minchia, buttalo in riva, buttalo in riva. Sì, cazzo. Aspetta, aspetta, aspetta. Tiro bello dritto. Andiamo a Berlino, Beppe. Cioè, ragazzi, sono Nostradamus. Cioè, in canna ho un 30, un 30. Ormai li conosco, ormai li conosco. A misura 29. Cioè, dai, centimetro di scarto, dai, datemelo buono. Non posso essere più contento. Non posso essere più contento. Un pesce del genere, cioè un reale da 30, con la situazione che stiamo vivendo, che si fa lotta con i 15-16 e si arriva là ai millimetri per arrivare al 20, un 30, cioè è tanta roba, cioè, soprattutto che normalmente prendi un pesce 15, 17, 12, 14, cioè sono tutti così, cioè ogni lancio era un pesce così, 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 è arrivato un 30. Posso essere più felice. Cioè, si è ribaltata la situazione. Come hai fatto a prenderlo? Bello. E adesso? Questo è bello. Scusatemi, permesso, sono quel dell'esso. Giuseppe, Beppe, 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 il guadino, il guadino. Poggia la canna che è qua. È un altro bello questo. È un altro bello. Passamelo. Dunque ragazzi,
Concludo qua perché dopo comunque ho continuato a fare qualche pesciottino, ma niente di eccezionale. E dopo anche reali che si fingono reali più grandi, è stato divertente. Dunque, la pescata è stata super, oltre le aspettative ho fatto veramente un sacco di reali, penso di aver superato sicuramente i 20, non sono stato là a contarmeli tutti perché sono troppi. Mi sono veramente divertito, cioè siamo passati da sperare di prendere un pesce a fare un bel po' di pesci, quindi non posso essere più contento. Fun fact, vi ricordate quando ho detto, ma vuoi vedere che magari faccio big fish con il 21, col 20, col 21, non mi ricordo. Ecco, io fino a 10 minuti dalla fine avevo il big fish con reale da 29. È un po' mirogica che l'hanno preso, però adesso sappiamo che la winning condition, la condizione vincente, è se vuoi vincere bene una gara, il pesce più grande della gara esce tra i 15 e i 10 minuti dalla fine. Cioè, sicurezza matematica, le statistiche lo approvano. Logico un po', però dai, è stato bravo, ha tirato su un bel luccio da 70, quindi complimenti. E dunque passiamo alla parte della classifica, perché ci vedeva un po' indietro a Mantova per il cappotto del mio compagno, che comunque ci ha portato una settima posizione generale, una quarta per me, che onesti, che si tramutano in questa prova in un quarto posto, medaglia di legno quindi generale, e un quarto posto assoluto per me, che dimostra che non è solo botta di culo aver fatto il perca, ma è anche un po' di bravura, perché sono stato costante, ho fatto 4 e 4. Altra cosa, se il mio compagno avesse preso anche solo un pesce, qua un po' ricchino ancora rosico, uno, ma anche il più piccolo della gara, fosse risultato tra i pesci presi quello più piccolo, saremmo potuti arrivare primi. Quindi sì, il cappotto ci ha tirato molto indietro, ci ha zappato una bella vangata, ci ha proprio interrato le gambe, però sono felice dell'esperienza, è stata una bellissima esperienza e tanto cosa, sì, che poi pensare che uno della coppia di chi ha fatto primo ha fatto un 4 e un 2, se non mi ricordo male, che porta il punteggio ad 8. Io ho fatto 4 e 4, quindi saremmo primi a pari merito se fosse la classifica individuale, per farvi capire. Quindi sì, è stata una gara abbastanza giocata e io ho dato il meglio di me stesso sicuramente. Ho fatto tutto il possibile, però il cappotto ci ha veramente zappato le gambe. Anche con un singolo pesce si poteva fare un bel risultato. Peccato. Però ci riproveremo il prossimo anno più agguerriti che mai. Dunque per questo video è tutto ragazzi. Ciao a tutti.